Al via la presentazione ufficiale nello scenario di Piazza Castello a Benevento dei candidati alle prossime elezioni regionali in Campania per il Movimento a 5 Stelle. Nella fase preelettorale molto si era discusso sul problema delle liste pulite. Il Movimento 5 Stelle ha fatto del suo vanto proprio la presenza di candidati, oltre che giovani, anche incensurati, come ci racconta Roberto Fico, candidato alla presidenza del Consiglio regionale. Fondamentalmente è una cosa normale, la normalità sta dall'altro lato e comunque che loro possono presentare liste in queste condizioni con un condannato per esempio in primo grado per associazione mafiosa è perché loro si sono fatti la legge che non devono più raccogliere le firme, perché se dovessero raccogliere firme come abbiamo fatto noi dobbiamo per forza vedere il numero dei candidati e i nomi dei candidati almeno 2 mesi prima e non si possono infilare qualsiasi persona l'ultimo giorno, l'ultima sera, sono degli irresponsabili. Il problema della disparità dei seggi tra Napoli e le altre province non si pone per il Movimento 5 Stelle. Un network unirà tutta la Campania. È un network che entrerà nel Consiglio regionale, questo network fa parte Benevento, fa parte Avellino, fa parte Napoli, Caserta e Salerno e quindi entrando un network entreranno tutte quante le stanze, la partecipazione, la gente di tutte queste 5 province. Non c'è più differenza, Napoli è Benevento, Benevento Avellino e così via. Bonifiche, acqua pubblica, autosufficienza energetica, questi gli obiettivi del movimento. Noi vogliamo fare le bonifiche veramente dei territori inquinati, senza il cambio di destinazione e uso dei terreni, vogliamo l'acqua veramente pubblica fuori dalla logica dell'SPA, sia pubblica che privata, vogliamo l'autosufficienza energetica della regione Campania con l'abbattimento di tutte le bollette per i cittadini che per la prima volta diventano produttori di energia e così via. Cioè, le parole, le chiacchiere non interessano a nessuno, non sono mai interessate a nessuno, ai cittadini ci sono le azioni che parlano e parlano le nostre da 5 anni. Alla presentazione dei candidati era presente anche Beppe Grillo, che ai nostri microfoni ci spiega come il Movimento 5 Stelle possa essere considerato l'alternativa in questa tornata elettorale. Stiamo facendo una riconversione della politica, io credo europea. È nato un movimento dal basso sulla web, 5 Stelle, quindi cittadini che entrano. E quindi noi siamo quelli che siamo considerati nelle classifiche, nelle statistiche altri. Sai, quando mettono altri, siamo noi. Quindi non bisogna dare nell'occhio perché basta che noi entrino, ragazzi. Incensurati, non iscritti a partiti, ne basta uno, ogni un consiglio comunale, ogni un consiglio regionale, uno, è come se entrassero in un terminale di un network, quindi la rete, il mondo entra in un consiglio regionale. La rete diventa intelligente e progetta, li stiamo sommergendo di idee, ma non bisogna dirglielo. Sono ormai al disfacimento, lo vedo, non riesco neanche a acchiappare le schede, farle vidimare, cioè sono in preda al panico, sono ormai carcasse della politica. L'alternativa siamo noi che siamo i veri conservatori. Vogliamo l'acqua pubblica, l'energia rinnovabile, la raccolta differenziata, l'accesso al web libero e gratuito, vogliamo meno cemento, più verde, piste ciclabili, asili, qualità della vita. Sono le nostre idee e le prendono tutti adesso, vogliono fare tutti quelle che vogliamo fare noi, ma noi abbiamo un vantaggio. Beh, speriamo. Ciao.